Ciao a tutti ragazzi, eccomi in un nuovo video come avevo già promesso nel video precedente, l'ultimo caricato, in quanto avevo richiesto, se qualcuno avesse domande da farmi, di mettere l'hashtag video domanda per il video successivo e molti di voi l'hanno fatto, quindi io risponderò a queste domande. Non le ho salvate tra le mie note perché non ho tempo, materiale, davvero è assurdo, lo so, però non ho davvero molto tempo materiale per fare tante cose e quindi leggerò le domande direttamente sotto il video. Cioè stavo registrando già il video, però avevo in mano l'iPad per leggere le domande. Per leggervi le domande, ecco, e vederle così a vista d'occhio più grande, più velocemente, ma non so perché non caricava i miei video. Spero di non avere problemi adesso con l'iPhone durante il caricamento dei miei video, altrimenti era solo una cosa di iPad, in quanto ho un'impostazione per guardare film streaming su Netflix. Ok, che poi vi parlerò anche di questa cosa, oltre che delle domande. Spero di non saltare nemmeno una domanda, nemmeno qualche domanda, perché mi recherebbe dispiacere a me non potervi rispondere in quanto l'avete fatto apposta. Io spero che comunque le domande che avete fatto sotto il video sono quelle, non avete lasciato domande in sospeso su video precedenti. Ma ora vedrò tra le notifiche ed ecco qui. Ok, sto andando sul video, sì, dall'iPhone li apro perché non ho quell'impostazione. Ecco, poi vi spiegherò di che impostazione si tratta. Allora, domanda per il video successivo: da quanto sei in Germania e come ti trovi lì? Ok, questa è una domanda a cui diciamo che in qualche video ne ho già parlato senza che mi aveste posto domande, non mi ricordo. Comunque sono in Germania da marzo, dal 19 marzo 2015. Quindi sono 8 mesi, giusto? E mi trovo benissimo qui. È tutto diverso, ecco, funziona tutto in maniera differente, molto più fast dell'Italia, ecco. Ci sono pro e contro. Beh, i contro sono sempre, è sempre la lingua, diciamo, perché chi non parla la lingua come me, che magari ha le basi, non è che può fare tante cose da sola, però c'è il mio ragazzo che comunque lo capisce, ecco perché è qui da 3 anni adesso e che comunque lui con l'inglese va avanti, invece con l'inglese sono una mezza schiappa, quindi comunque per tutto il resto mi trovo molto ma molto bene e comunque certi servizi li so fare anche da sola, io intendo di non dover fare da sola quelli tipo burocratici, bancari, eccetera, ma per il resto mi trovo benissimo e sapete, qui è tutto molto più veloce, come vi ho già detto, dalle poste al supermercato, a tutto. Non sono perdi tempo, ecco, forse magari in Italia sono un po' più perdi tempo perché c'è la familiarità, nel senso nelle città piccole come la mia ci si conosce, quindi si perde un po' di tempo a parlare, ma a parte questo, alle poste in Italia c'è una fila immensa, qui invece funziona tutto meglio. Quindi direi che sì, mi trovo molto bene. Domanda per il video successivo. Ciao Corino, guardando le tue foto ho sempre voluto chiederti se avessi mai preso in considerazione di fare la Suicide Girl. Un bacione, sei stupenda. Sì che l'ho presa in considerazione, ma credo sia una scelta da fare solo se fossi davvero single, perché i ragazzi con cui sto sono davvero molto gelosi e lo so che in effetti non bisognerebbe essere gelosi di una fotografia, perché una fotografia non è necessariamente fattore di essere porca, lo so, anche perché comunque non sarei mai caduta nel nudo. Di Suicide Girl mi piace che fotografano esclusivamente ragazze alternative e non vogliono lo stereotipo della modella fighetta e perfetta, quindi sì, ci ho pensato. Però non lo ritengo giusto nei confronti dei miei ragazzi, in quanto sono molto gelosi, anche se ribadisco, di una fotografia non si dovrebbe essere gelosi minimamente, perché li avrei fatti venire anche con me questi ragazzi di cui parlo. Parlo in generale, non parlo del mio ragazzo attuale, parlo che comunque da quando ho avuto la voglia di farlo ho avuto fidanzati molto gelosi. Adesso vabbè, non mi passa tanto per la testa perché mi piace la vita che conduco, quindi non vado a pensare di fare la Suicide Girl. Domande per il video successivo: ci elenchi tutti i tuoi social tipo Instagram, eccetera. Ti adoro, please salutami in un tuo video. Ciao, Yila4O, penso sia questo il tuo nick, però penso di averlo pronunciato in maniera un po' sbagliata. 404. Poi ho Instagram che si chiama badkitty underscore beachbarbie, e poi ho Tumblr. Che adesso al momento, vabbè, che mi potete cercare con il nome di badkitty underscore beachbarbie, uguale, il medesimo, quindi sì. Comunque,
se volete, ecco, tutti i social li metto nella descrizione del video, sotto il video, quindi. Domanda per il video successivo: come hai fatto a trovare lavoro in Germania? È stato difficile? Ciao al prossimo video. Io ho già spiegato che lavoro faccio, lavoro al McDonald's, soprattutto perché comunque il mio livello di tedesco non è ottimale, quindi è un livello da McDonald's, mi trovo benissimo alla cassa, faccio un po' di tutto, cassa, McCafé, e poi vabbè, vi ho già spiegato in un altro video che magari potete vedere, non ricordo adesso quale, andatevelo a cercare, poi vabbè. Lo metto qui nella nuvoletta, metto il link e ho spiegato come funziona qui da noi il McDonald's, quindi faccio davvero tante cose e sono molto contenta di questo lavoro. Non è stato difficile perché già ci lavora il mio ragazzo, quindi domanda per il prossimo video: puoi spiegarci le differenze principali fra Italia e Germania? I pro e i contro di entrambe queste due nazioni, dato ormai stai vivendo lì e stai sicuramente sapendo molti particolari. Un abbraccio, Corinne. Non so molto bene le cose burocratiche, ma so solo che qui ti danno più possibilità di lavoro e se non trovi lavoro c'è il job center che ti aiuta a cercarlo, e nel frattempo che ti aiuta a cercarlo ti fa dipendere da lui, ossia ti dà dei soldi. Inoltre, quando sei sposato e hai dei figli, vieni sovvenzionato per 3 anni, ed inoltre vieni sovvenzionato perché appunto tua moglie, cioè la donna, non lavora per 3 anni, quindi vedo cose più positive qui. Poi vabbè, i paesaggi sono migliori, c'è una gran bella differenza. Non voglio mettere l'Italia all'ultimo posto perché ci sono paesaggi italiani che sono davvero meravigliosi e non li cambierei, però anche qui diciamo che è come piace a me, ossia ci sono molti castelli, è molto più misterioso e fiabesco. Vediamo qui cosa si dice. Domanda per il video successivo: chi è il tuo personaggio preferito in The Vampire Diaries? A quanti anni sei appassionato a questo tuo stile attuale, a questo mio stile attuale estetico? A 12 anni, mentre invece mentale ho sempre avuto questa passione macabra, ma non a livello negativo, macabra, che mi piacciono i soggetti notturni, i vampiri, più che i licantropi, mi piacciono molto di più i vampiri, e le streghe mi sono piaciute dall'età di 3-4 anni, quando mi raccontavano le storie di Fatina e Strega, mi piaceva sempre di più l'immagine della strega. E comunque di Vampire Diaries il mio personaggio preferito è Damon, che si presenta tutto cattivo, invece ha il cuore più grande di tutti ed ama davvero Elena, tanto da aspettarla. Io spero che l'aspetti, non mi sto facendo gli spoiler perché l'ho abbandonato per qualche settimana di Vampire Diaries. Devo andare perché ora poi vi spiego il perché l'ho abbandonato, perché mi sto vedendo un altro telefilm e sto facendo una maratona. Domanda per il video successivo: cosa ti manca dell'Italia? Cosa non ti manca dell'Italia? Felice che tu sia tornata su YouTube, grazie. Dell'Italia non mi mancano di certo le persone, perché nella mia città persone zero, ecco, nel senso che non avevo nella mia città una vita molto attiva socialmente, non, venivo io disprezzata e diciamo che io in parte disprezzavo chi mi disprezzava perché non capivo da cosa nasceva questo disprezzo, se per il mio stile, un po' di invidia. Ormai ci saranno sempre moralisti che diranno perché per l'invidia bisogna odiare o bisogna essere criticati, invece per me è così perché ci sono persone che determinate cose non le possono fare, le vedono su di te e anziché magari apprezzarle, col tempo magari possono farle, magari anche il più banale dei tatuaggi, invece no, ti menano cattiveria addosso, ah che schifo, pieno di tatuaggi e piercing, solo ferraglia, però magari loro stessi qualche periodo dopo vogliono farsi qualche piercing o dilatarsi i lobi, vabbè, ok, cosa mi manca dell'Italia? Mi manca comunque vedere anche paesaggi italiani. Ho passato bei momenti in Italia, non lo posso negare. La mia città la disprezzo tantissimo, però ogni tanto la mia città posso anche apprezzare. Il sud Italia io comunque credo che sia meraviglioso, perché il nord non ho avuto possibilità di visitarlo, quindi sono arrivata fino a Roma. Vediamo. Vabbè, qui c'è un complimento: ciao Corinne, ti seguo da quando hai aperto il tuo canale, ti amo troppo, sei bellissima, sei simpatica, bella e spero davvero che leggi il mio commento. Baci Sofia, ti ringrazio tantissimo Sofia, grazie mille. Domanda per il video successivo: quali serie TV consigli di vedere oltre a quelle citate nei video? E vai questa domanda, aspettate che do, c'è arrivato un problema, no, ok, c'è un problema sul Mac, un attimo che devo togliere, altrimenti non vedo. Non vi posso parlare perché non mi vedo. Ok, finalmente sono arrivata a questa domanda. Come dicevo,
Allora, quali serie TV consigli di vedere oltre a quelle citate nei video? Ho visto Master of None su Netflix, infatti avevo problemi sull'iPad adesso a vedere i miei video perché avevo ancora il VPN attivato. Il VPN serve a vedere il Netflix in italiano, in quanto io non li vedo in inglese o comunque mi servono i sottotitoli e quindi mi serve il Netflix in italiano. E niente, quello di cui sto facendo la maratona, che molti di voi, se magari lo iniziano a vedere, o anche il mio ragazzo dice che sembra una soap opera, quelle soap opere da anzianotte. Invece è bellissimo perché c'è i misteri di questa famiglia, il tutto inizia, io vi consiglio di vederlo, almeno a me piace tantissimo, ne sto facendo la maratona, scusate il trapano nelle vicinanze, non so da quale appartamento proviene. Mi sto facendo la maratona, è davvero molto bello perché c'è i misteri di questa famiglia di alto livello, ecco, di Lord, Milord, Conte, eccetera. È ambientato agli inizi del Novecento, infatti nel 1912 inizia, comunque viene citato il Titanic all'inizio, poi tratta il tema della Prima Guerra Mondiale e così via. Quindi io vi consiglio di vederlo, è molto molto bello. Master of None è simpatico, è una commedia. Vampire Diaries, vabbè, non ne parliamo, resta sempre il mio preferito. E io sono del team Damon e Lena perché andranno sempre a finire insieme, secondo me, nonostante tutto e tutti. E Once Upon a Time è bellissimo perché racchiude tutte le storie, le fiabe. E poi American Horror Story, che mi sta piacendo anche parecchio, Hotel. Ok, domanda per il video successivo, come mai sei andata a vivere in Germania? Il tuo ragazzo è tedesco, sei bellissima, ciao ciao. Ah no, 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 ci mancherebbe che il mio ragazzo è tedesco, non saprei come comunicarci. E comunque no, lui è di Foggia, diciamo che abbiamo avuto una piccola, piccolissima storiella già quando eravamo 15, io 16enne, sì, quando eravamo 16enne, lui 15 anni, quando eravamo insomma adolescenti, una piccola tresca tipo bacetti durata nemmeno un mese. Ricontattandolo, ho visto che lui stava in Germania e ci siamo di nuovo, ecco, piaciuti. Non l'avrei mai detto che ci saremmo di nuovo piaciuti, però è stato così e quindi mi ritrovo qui. È stata una scelta molto affrettata da parte mia, nel senso che ho deciso nel giro di pochi mesi, ma mi sto trovando bene, quindi no, non me ne pento. Sempre più bella, ti adoro, grazie. Ah, sei tenerissima, vive il look vittoriano, è bellissimo il look vittoriano. Ah, ecco, nel video precedente anch'io ho amato la follia Penny Dreadful, non vedevo che sia la terza stagione. Anche Penny Dreadful, che ho nominato in questo video, è un telefilm che ho visto sempre su Netflix. Domanda per il prossimo video, ciao Corinne, prima di tutto volevo dirti che ti seguo sempre, mi piace passare con te qualche minuto, volevo che come me ti sei trasferita in Germania, da quanto tempo sei lì, ti trovi bene, grazie mille se risponderai, credo di aver risposto a questa domanda, grazie alle domande precedenti che ho citato, quindi mi trovo qui perché il mio ragazzo già viveva qui da 3 anni. Domanda per il video successivo, ad Halloween sono andata al cinema a vedere The Last Witch Hunter e te lo consiglio perché mi è piaciuto moltissimo. Verrai mai a Milano a fare un meeting? Se sì, ci sarò, salutami se puoi un bacione. Non so come funzionano i meeting, non penso di essere una YouTuber famosa e affermata, soprattutto dopo il mio periodo, magari prima lo ero, il mio periodo di stacco molto prolungato, non penso proprio, quindi no, non penso di fare mai qualche meeting. Domanda per il video successivo, e prima usavi le station colorate, adesso le usi ancora? Ti piace Rilakkuma? Se sì, mi dici che oggetti hai, spero mi risponderai. Baci, bellissimo Rilakkuma, mi piace tantissimo, mi piacerebbe trovare più oggetti di Rilakkuma, a parte su internet ma anche dal vivo, perché diciamo che non compro tantissimo su internet, a parte qualcosa di davvero davvero particolare. Comunque oggetti no, sono un piccolo ciondolino che si infila qui dove si mettono le cuffie di Rilakkuma, che fa anche da penna e basta. Mi piacerebbe avere qualcosa di più. Vediamo se c'è qualche domanda messa in qualche video. Sì, domanda per il video successivo, ce n'è una qui, devo trovarla. Non le vedo, però risultava domanda per il video successivo. Una mia amica a casa, solo che non la trovo quando clicco sul video. Il video è storie creepy. Mi dispiace non trovare questa domanda perché vorrei leggerla e soprattutto vorrei rispondere. Ma vabbè, mi dispiace. Se hai qualche domanda da fare, tu che mi avevi scritto sotto questo mio video, falla sotto questo video anche, così magari ti risponderò. Spero di leggerla. Spero non sia andata nelle domande spam. Io non credo, credo che valga solo per i messaggi. Credo.
Non lo so. Comunque, quello di cui vi volevo parlare è appunto di Netflix, di installarlo. Il VPN funziona appunto per vedere i film in italiano. E questo Downton Abbey è bellissimo, meraviglioso. Infatti, mi sono scaricata anche su. No, vabbè, dai, è assurdo. Mi sono scaricata anche su Apple Music le loro tracce, le tracce dei film, del telefilm. Ora vi faccio vedere, vi faccio ascoltare The Suite, che un attimo solo. The Suite, che è quella principale, quella che è l'introduzione al telefilm. Non so se si sente. Davvero mette tristezza, poi parla dell'amore in prima persona. Mi piace tantissimo quando si parla dell'amore, come del tipo quegli amori che, insomma, dovete vederlo assolutamente, anche perché gli abiti sono bellissimi. È troppo bello. C'è appunto c'è la scoperta della luce, iniziano con le prime automobili, la prima elettricità, è bellissimo. Vi consiglio di vederlo e spero di avervi alleggerito, ecco, diciamo, la giornata con questo video. Chi magari trascorre giornate un po' stressanti, pesanti e brutte, vi faccio vedere anche l'outfit, perché molti me lo chiedono, ma io non so fare molto bene i video di outfit. Comunque ve lo mostro. Ok, allora. Considerate che qui ci sono 11 gradi, però io sono vestita abbastanza pesante. Questo pantalone, scarpe con il tacco, questa maglia lunga l'ho presa da H&M, questa camicia è di OVS ed è comunque calda, è di flanella, e sotto la camicia ho una maglia in cashmere calda e un'altra maglia di, non so come si chiama questo materiale, sinceramente, comunque elasticizzata ed è anch'essa calda. Maglia che ho preso da Tezenis, con le calde che si mettono appunto sotto, e sono vestita a cipolla perché mi piace molto di più vestirmi a cipolla piuttosto che indossare un giubbotto pesante che non mi piace. Comunque sto bene così, non sento freddo, quindi ecco qua, vi posso garantire che questa maglia è molto calda, o comunque a volte la uso anche sotto i giubbini di pelle, questa maglia. E vabbè, io spero di avervi alleviati in questa giornata, di avervi reso felici di questo video, e spero al prossimo video, così vi dico anche qualcosina di me, perché farò un po' il video sulla mia vita, spero di farlo presto. Un bacione a tutti e se avete domande ponetele anche di nuovo sotto a questo video. Scusate! Spero mi stiate sentendo lo stesso, comunque ponetemi domande sempre sotto questo video con l'hashtag sempre domande per il video successivo. Ciao ciao, bacioni a tutti, scusate il rumore, che dà molto fastidio, cazzo, ciao ciao.